Dunque, abbiamo parlato di questo partito dei magistrati, di questo tuo libro, di Bonfirraro, l'abbiamo anche citato in altri video. Allora, secondo te, quale potrebbe essere una riforma reale? Non è una riforma. Una riforma, una modifica, un qualcosa. E qui bisogna. Il problema non è quello di fare una legge. Qui qualunque legge si fa oggi. Che facciamo? Io ho detto, qui l'unica riforma a proposito della responsabilità civile sarebbe dire. Le cause contro i magistrati vengono decise dai pompieri. Ok. Ecco, perché e quello contro il riflesso corporativistico. Dato che questo ovviamente non si fa e non si può fare, se gli pieghi, non c'è strada su questo piano. La strada è quella di dire al paese che il primo problema, altro che cacchio, l'abolizione del Senato. La Camera dell'autonomia che nessuno sa che cosa sia, questa cavolata, però non si abolisce il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dove stanno tutti gli ex sindacalisti a pigiarsi i soldi. E dico, qui bisogna, o crediamo alla democrazia, allora se crediamo alla democrazia dobbiamo dire che un partito che voglia affrontare oggi i problemi costituzionali e istituzionali di questo paese, altro che riforma del Senato, deve cominciare a dire guardate che qui l'equilibrio dei poteri, che già era malamente assicurato, la Costituzione era preoccupata soprattutto di fare in modo che dell'equilibrio del potere piuttosto che una cosa che ho detto, scritto e riscritto. Posso ogni volta entrare nel merito, ma insomma, qualcuno mi capirà. Insomma, il problema è quello di dire, Berlusconi è stato 20 anni e non è stato capace di dire al paese, signori miei, c'è questo problema dei magistrati, questo qui, stanno sgarrando qui, qui stanno trasformando in qualche cosa che non è una democrazia giudiziaria, non esiste. No? Se non si fa questo, come possiamo andare a dire alla gente che gli facciamo una riforma bella, cattiva, buona, mediocre? No, ma io a prescindere dalla responsabilità civile, una tua idea di primo atto per una riforma della giustizia in generale? O il primo atto è di dire alla gente che c'è un potere che si è sopraffatto, che ha sopraffatto gli altri. Quindi in qualche modo l'informazione? No, l'informazione, qualcosa di più, gridare allarmi, no? E non solo, certo, e colpire quelle forme particolari. E intanto, anche perché sono cose che l'insipienza di questa classe politica ha fatto sì che si sia scivolati giorno per giorno. Ricordate l'articolo 96, terzo comma, poteri al magistrato, dopo aver detto in questo caso, in questo caso, in questo caso può condannare, e poi comunque quando cazzo gli pare lo condanna, perché quello, scusate l'espressione, non si può fare a meno di dire, e poi scappano le parolacce, questa è la realtà, c'era questo, l'abbiamo visto e lo vedremo, perché ho l'impressione che questa legge sarà applicata. Quando la Presidente del Tribunale di Milano, che è una magistrata per bene, non è portata a protagonismo, la Pomodoro, di fronte a questo fatto, invece di dire, beh, corro a denunciare alla Procura Generale della Cassazione e alla Procura Generale e al Ministro di Grazia e Giustizia questo fatto per la responsabilità dei magistrati, no, dato che questi soldi li devono pagare una curatella fallimentare, ci mettiamo d'accordo, la curatella fallimentare non li chiede, non se li sa dare. Persona per bene, ma oramai è arrangiarsi alle persone per bene, ai magistrati per bene, non resta che arrangiarsi, ma la responsabilità non è della dottoressa Pomodoro, responsabilità di una classe politica che non ha la sensibilità di queste cose.
un episodio di cronaca. Oh, oh, la corte di cortesia hanno condannato la persona. Andiamola a leggere. È un fatto gravissimo. Le manifestazioni di prevaricazione costituzionale non è che si manifestano con degli atti grandiosi, le leggi speciali del fascismo del 1925, non lo sa più nessuno, non c'è più bisogno. E oggi, approfittando di una situazione drammatica, quale quella economica in cui si dibatte il paese, è vero che si dice, beh, non possiamo andare a pensare, no, è proprio in queste situazioni in cui si creano e si le dittature, e qui non c'è bisogno di pensare al dittatore, non dobbiamo pensare al presidente dell'associazione dei magistrati che diventa il capatazzo dell'Italia, non è questo, ma insomma non siamo in un paese che non meritiamo di essere soggetti a questo, non solo, ma teniamo presente che battendo questa strada noi abbiamo creato, e che è fatta, come dico, quando parlo del partito dei magistrati non parlo di responsabilità dei magistrati, la responsabilità è degli altri partiti, dei partiti che l'hanno fatta, che l'hanno creata, che questi starnazzassero dopo il referendum dell'87 era naturale, ma essersi calato le brache, scusate l'espressione, come si è fatto allora, e non si rimedia più, no? E così via. Dopo questi fatti cosa succede? Che poi si fanno, questi non mettono mano a una legge senza creare un casino in pasticci di leggi, di pezze colorate. Andate a prendere, c'è qui il mio giovane collega di studio che fece una tesi per la scuola di perfezionamento sulla nuova legittima difesa, fece un grande discorso, quelli della Lega, bisogna chi spara per difendere, si può discutere, ha ragione, forse. In Italia certamente i limiti della legittima difesa sono più rigorosi che forse in ogni altro paese, che io sappia, negli Stati Uniti non ne parliamo, ma anche in altri paesi, in Spagna, in Germania, hanno fatto una riga, c'erano tre righe la legittima difesa, hanno fatto uno scritto lungo così, risultato zero, l'innovazione, una parola, un'altra che contraddice l'altra parola, quella che contraddice e cose di questo genere, ha il risultato zero. Dobbiamo perdere tempo con queste cose e dobbiamo creare situazioni di un ordinamento giuridico pletorico. Si parla di, addirittura c'erano quelli che si preoccupavano nel nostro paese, perché c'era chi si preoccupava dell'eccesso di progresso economico, no? E quindi c'è bisogno che sia progresso, lo sviluppo sostenibile. Poi ci siamo accorti che il problema è che non c'è uno sviluppo che sostenga la gente che muore di fame. Vabbè, questi, ognuno, gli economisti ne hanno fatte anche di peggio probabilmente, soprattutto quelli che passano per economisti, e economisti non sono. Ma è certo che
lo stesso concetto, un concetto è quello dell'ordinamento giuridico sostenibile. E quindi se prendiamo qualunque materia, noi prendiamo delle norme schermate oggi si fa con internet, una legge che fa riferimento a quell'altra, tenuto conto l'articolo combinato disposto e compagnia bella, alla fine non si capisce niente. Che risulta? Il risultato è che esiste un potere di quelli che dicono di sapere, molto spesso ignoranti, perché purtroppo è un altro aspetto, e che il partito dei magistrati, per garantire la propria autonomia, per respingere addebiti di qualunque tipo, è arrivato a garantire i magistrati peggiori. Avere eliminato le promozioni per esami, no? Perché gli esami poi comportano privilegi, eccetera. E oggi todos cavalieros, todos somaros. Da partito è diventato sindacato. Sì, sindacato. La peggiore accezione. Sindacato, ma è già sindacato, ma è qualcosa di più di sindacato. Fosse solo sindacato non sarebbe. Ma abbiamo fatto il partito in cui abbiamo costituito con quella legge Breganze, io ricordo sempre Andreotti, il quale sono stato sempre un avversario di Andreotti, ho votato contro, ma Andreotti è un uomo che aveva, rispetto agli attuali, al di sopra, non ne parliamo, e diceva che quando fu approvata la legge Breganze, che cos'era la legge Breganze? È quella legge che ha abolito il sistema di avanzamento dei magistrati, che prevedeva che un terzo venissero promossi per esami, un altro terzo per scrutinio, cioè attraverso una valutazione dei loro elaborati, e un terzo per anzianità. Naturalmente le anzianità arrivavano per ultimi, e quindi i posti venivano occupati, i vertici da gente che aveva fatto lei. Carnevale è stato l'ultimo consigliere di Cassazione arrivato in Cassazione per esami, no? Quando si trattava di approvare questa legge, Andreotti provò in una riunione di ministri della professione a dire: ma sapete, l'idea di fare che tutti quanti arriveranno al massimo livello presidente di sezione di Cassazione, diciamo, mi pare innaturale, pericoloso. Mi dissero i miei colleghi, mi ricordo giù vicino alla porta di sinistra, entrando dell'aula di Montecitorio, all'interno dell'aula, durante una sospensione dell'udienza, mi dissero: senti, queste idee tiettele per te, se no questi qua, cioè i magistrati, ci condannano tutti gli amministratori democristiani. Ecco che già eravamo tanti anni fa, ma si profilava la magistratura come partito. E allora questa connessione tra anche le operazioni di lotta alla corruzione, e c'erano con la legge del problema. Oggi c'è ancora la legge per la responsabilità civile. E allora, torniamo al discorso, giustamente mi domandi, ma allora che c'è da fare? Dice: non c'è da fare niente. No, c'è da fare. Se la gente sapesse e avesse cognizione, ma insomma non può avere cognizione perché glielo dice Mauro Mellini, manco Berlusconi è arrivato a dire che c'è il partito dei magistrati,
che il pericolo per le istituzioni è il partito dei magistrati, lo ha detto manco lui, poi l'aristocratia, Mauro Bellini, dice così. La gente, capisco che chi ragiona in questo modo, certo, non gli posso dire che ha ragione, perché io documento il contrario, però capisco che è ragionevole andare avanti e pensare queste cose. E una classe politica ha la responsabilità di informare, la responsabilità di chiamare a raccolta, ha la responsabilità di sollecitare posizioni, illustrarle, studiarle, approfondirle. E un'altra cosa è certo che la classe politica, ma diciamo francamente, giuristi, siamo andati molto in basso. Noi abbiamo avuto anche sotto il fascismo di gente che si è chinata al potere fascista, ma non ha deflettuto da posizioni di grande valore. Insomma, professori universitari antifascisti, ma anche fascisti che hanno sostenuto il diritto dei popoli civili, dei popoli democratici. Oggi abbiamo la democrazia, non abbiamo una scienza giuridica sensibile di fronte a questa enormità. Il processo, Stato mafia, tutte le coglionate, no, che hanno tirato fuori. C'è stato, sì, Fiandaca ha fatto il libro, per carità. Poi, essendo un palermitano, ha dimostrato anche coraggio nel farlo. Ma le università, i professori di diritto penale, l'allarme per questo diritto insostenibile, dove c'è? Qualcuno l'ha sollevato, qualcuno. Un ammonimento sì, tra le righe si legge dei scritti giuridici, la mala legislazione, perché c'è la mala sanità, ma c'è la mala legislazione. E questi giuristi che hanno denunciato questo, dove stanno? Pochi, slegati fra loro, non c'è stata una. E io allora sostengo che qui, ogni tanto, il centrodestra, il centrosinistra, le nuove formazioni politiche, con una fantasia tutta particolare nel trovare nuove denominazioni, nel scoprire, adesso l'ho scoperto, Salvini, un grande uomo di Stato, quell'altro, il Boy Scout, è diventato il grande riformatore, eccetera. Ma insomma, qui abbiamo bisogno di qualcuno che cominci a dire come sanno da, con quale metodo sanno da fare le leggi. Perché sono queste leggi fatte in questo modo? È chiaro, perché prima di tutto si fanno per poter fare i titoli sui giornali, come dico, cosa che è stata proprio di Mussolini, che è stato un maestro in questo fatto, che pensava pure di vincere la guerra con i titoli dei giornali. Ma poi ci abbiamo avuto, non voglio far nomi di amici, ritenere che la politica si fa in funzione del gradimento che si potrebbe ottenere su un palcoscenico. Il problema è un altro invece, quello di formare un minimo intorno a dei filoni politici. Per esempio, se dovessi e avessi l'età e i mezzi, un convegno sul modo di legiferare. Perché il modo di legiferare è questo,
si fa il modo di legiferare per il titolo di quel giornale. Poi c'è il tizio che vuole quello, quell'altro che vuole dell'altro, quello non ha capito, beh, intanto gli diciamo questo, tanto non significa niente, però lo facciamo contento. Quello va, no, io ho ottenuto, che non ha capito un cavolo. Cioè c'è questo, l'analisi del modo di legiferare e invece attuale, e invece la creazione di un sistema, un metodo positivo, chiaro. E, insomma, noi abbiamo avuto il ministro per la semplificazione legislativa, le cose grottesche di questo paese, e hanno nominato un dentista. Ora, se c'è una cosa difficile, è abrogare le leggi, perché la legge non è che viene abrogata la legge e rivive quella precedente, ci sono degli effetti che rimangono. La parte della legge che è cancellata, quindi Salvini, cioè come si chiamava? Calderoni era. Calderoni, io il dentista, odonto tecnico. Che fece anche il falò, fece anche un falò, sì, con le scale. Il falò che aveva fatto 40.000 leggi, insomma, ma lo sapete o non lo sapete che abolì la legge che stanziava 500.000 lire per la dote della figlia di Vittorio Emanuele II che andava sposa al re del Portogallo. Quella era una legge provvedimento. Come fai ad abrogare una legge provvedimento? Che fai? Vai in Portogallo a ripigliarti i soldi? Non ho capito. Cioè, questa è l'ignoranza. Io che il dentista, per carità, con tutto il rispetto per i dentisti, e poi non era manco dentista, credo, che si mette a fare il legislatore, la cosa difficile è elaborare la legge, e lo capisco, ma insomma, lì c'era una commissione fatta da consiglieri di Stato, ignoranti più di lui, e tutta una serie di leggi, tra cui poi si sono accorti che avevano abrogato delle leggi essenziali. Dice, ma era vecchia, e sì, era vecchia, però una legge su, mi pare sull'amministrazione dello Stato importante, e allora hanno fatto un decreto che abrogava l'effetto abrogativo del suolo lì. Insomma, ecco, quando si arriva a questo punto, qui non è questione di tecnica. Se vogliamo costruire uno Stato liberale, io torno sempre a dire liberale, di altre denominazioni. Ero ragazzino, ho avuto questa idea della questo liberalismo schiacciato fra cattolici, comunisti e ignoranti, soprattutto. Bisogna cominciare a forse dalle tecniche legislative, per esempio, a parlare chiaro, bisogna che la smettiamo di fare le leggi per pigliarsi con i fondelli reciprocamente. E, giudizio sulla legge, è una legge, una delle tante leggi fatte per pigliarsi per i fondelli, come si può dire, una cosa molto triste, e che dovrebbe essere respinta vigorosamente.